A Lucera per presentare un libro, però noi facciamo un passo indietro. Prego. Conosciamo prima l'autore del libro, che poi leggendo un po' si appassiona alla cucina, alla musica e quant'altro. Certo. È laureato, ma con questo libro poi vedremo che ci azzecca, come diceva qualcuno. Allora, chi è? Antonio Diurno nasce a Foggia nel 1978, quindi 46 anni. Spero portati bene. Provengo dall'area umanistica perché sono laureato in lettere, specializzato in pedagogia del lavoro. Seconda laurea in criminologia, nonché la certificazione AICIS, che in Italia rappresenta come dire, il registro nazionale che riconosce la nostra professione, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza. E questo sono. E da sempre, fin da piccolo, la passione comunque per la cronaca nera, per i casi più scottanti, se vogliamo, nazionali, e da qui l'idea di scrivere un primo libro che trattasse le vicende della banda della Uno Bianca. Ecco, perché ti sei appassionato, ti do del tu, senza nessun perché ti sei appassionato a questa storia della Uno Bianca? Beh, spero che seguiate anche la presentazione perché è una domanda che spesso mi fanno, ma rispondo senza nessun tipo di problema, perché credo che sia una storia, innanzitutto per certo le dico che non ha precedenti della storia della criminalità mondiale, e poi credo che sia una storia che dal punto di vista culturale e sociologico abbia impattato con il tessuto sociale di questa terra, di questa nazione, in una maniera devastante. Tutti quelli che hanno una certa età, cosa che ripeto spesso ma è vero, al sentire le due parole accostate Uno Bianca non vanno con la mente ad un modello automobilistico, vanno con la mente ad un fatto di cronaca. Ecco, questa è la potenza evocativa di un fatto. Quando un fatto riesce a fare qualcosa del genere, significa che si è, come dico nel libro, arrogato il diritto di prendersi il copyright di due parole. Senti, ovviamente non possiamo svelare il libro, però ci piacerebbe sapere la tua considerazione, non quello che hai scritto, ma una tua personale considerazione su questo fatto. Poi stasera sarai con il comandante della compagnia dei carabinieri di Lucera, e sono carabinieri, invece tu hai parlato di polizia, insomma, poi non vogliamo entrare in merito, però una considerazione seria. Che ti ha lasciato questa situazione di questi poliziotti che poi fanno tutt'altro? Ma guardi, le dico una cosa, Cattive divise, anche se in qualche modo vuole essere, se vogliamo, un titolo che strizza l'occhio alla parte commerciale dell'editoria, serve sostanzialmente in tutte le presentazioni a ribadire un concetto per me fondamentale, che una, dieci, cento, mille cattive divise non cancelleranno mai il sacrificio e lo spirito di abnegazione di chi quella divisa da sempre la porta con onore e rispetto. Cattive divise non mira a denigrare la parte pulita dello Stato, tutto al contrario. Mette in evidenza che per quanto ci siano parti deviate di questa nazione, esiste pure chi nel piccolo fa il suo lavoro con responsabilità e coscienza. Senti, ovviamente potremmo anche chiederti che cosa c'è in pentola, che cosa bolle in pentola, quali sono le tue idee future nel scrivere altro? Beh, non si dice, nel senso che un minimo di scaramanzia in questo settore fa sempre bene. Sono concentrato in questo momento sulla realizzazione del mio secondo progetto editoriale, però di sicuro possiamo dire che sono onorato la settimana prossima di salire con la casa editrice al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove Cattive divise sarà esposto nel padiglione della UG Edizioni del gruppo Utterson. E quindi partiamo da questo, ma non ci si ferma mai, ma non solo dal punto di vista editoriale, anche dal punto di vista della formazione. Ho appena concluso un corso di scienze forensi e ci sono altri corsi, seminari all'orizzonte, perché questa è una professione nella quale non ci si può mai fermare. Maggiore, intanto oggi si presenta un libro molto interessante, perché forse verrà fuori qualcosa che non sappiamo, però di questa storia se ne è parlato tanto. È vero che è un argomento molto delicato, ma lei personalmente, al di là di quello che lei rappresenta,
Che idea si è fatta di questa situazione? Magari oggi c'è ancora qualche pecora nera in giro. Allora, la vicenda della Uno Bianca è una vicenda storica conchiusa in un periodo storico tra la seconda metà degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, che ha riguardato quelle persone, quei componenti, quella fenomenologia criminale che si è sviluppata in quegli anni e che si conclusa con la cattura di quelle persone e con l'esito particolarmente fausto dell'attività di indagine da parte della Procura di Rimini. E avere la palla di vetro per dire che una situazione del genere non si verificherà mai più è impossibile. Noi siamo grandi famiglie allargate, è normale che noi facciamo un'attività di reclutamento, che quindi significa di una selezione del personale che diventa carabiniere, diventa poliziotto, diventa finanziere, però nelle grandi famiglie diciamo è impossibile prevedere. Facciamo un esempio, i carabinieri sono 109.000 in Italia più o meno. Possiamo essere sicuri che 109.000 dal momento dell'arruolamento fino al momento del pensionamento potranno essere esenti da qualsiasi mente? Chi lo sa? Senta, è un argomento particolare, però oggi c'è una crisi di lavoro, c'è una crisi sociale e oggi magari c'è qualcuno che ha idea magari di arruolarsi, sia nell'arma che in altri corpi. Qual è l'iter, ma soprattutto i requisiti, perché non ci si può diventare carabiniere solo perché manca il lavoro. Allora, procedure selettive e i bandi di concorso sono pubblici e sono oramai divulgati tramite anche non solo la Gazzetta Ufficiale ma i siti internet, quelli istituzionali, quindi ciascuno può vedere lì requisiti di età, fisici e anche delle varie accertamenti culturali e psicoattitudinali che vengono richieste. È normale che poi, quelli sono requisiti di base, poi ci deve essere un'adesione morale ai principi, uno deve sentire commissione di vita e non è solamente retorica, è la realtà. In realtà di fatto uno deve sentirlo come propria missione, sempre e comunque, dall'arruolamento fino alla pensione. Sento, chiudiamo con una domanda un po' particolare. È difficile oggi parlare di quello che succede anche a Lucera, Monti Dauni, il suo territorio. È difficile lavorare perché manca il personale e questa è una criticità da sempre. Come affrontate queste criticità con il personale? Perché poi la gente, è inutile dircelo, si preoccupa e si arrabbia anche che manca lo Stato sulla piazza. Allora, l'assenza dello Stato, io devo essere sincero, in tout court non posso condividere, nel senso che è vero che i numeri di forza effettiva non sono quelli di forza organica, quindi quelli che dovrebbero essere, però devo essere sincero, con i miei uomini ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di essere per la comunità, non solo nella fase repressiva del crimine, ma anche attraverso l'ascolto, attraverso l'acquisizione delle informazioni, le denunce e una nostra presenza sul territorio capillare sui Monti Dauni, ha ricordato, perché noi siamo come compagnia carabinieri su 11 presidi, non solo Lucera ma anche tutto il subappennino, è tale che si crea con la comunità quel legame per cui i carabinieri sono le persone con cui comunicare qualsiasi cosa che non vada, anche semplicemente la macchina sospetta, e questo nelle piccole realtà del subappennino, devo essere sincero, è una forza vincente che riesce, se non sempre nell'ottimo, a perseguire tutti i reati, a prevenirne la buona parte. Forse abbiamo dimenticato una cosa importante di queste ore: c'è un nuovo numero di emergenza, 112, che sarebbe un 112, insomma, ci può spiegare rapidamente come funziona poi in effetti? Beh, è un centro unico di risposta, in realtà tutte le chiamate d'emergenza convergono verso quel CUR, l'acronimo centro unico di risposta, che poi smista le telefonate a seconda della competenza o per materia o per territorio. Ogni territorio di sede di commissariato di compagnia carabinieri viene suddiviso in due parti, in virtù della competenza territoriale che ogni 24 ore cambia, il centro unico di risposta smisterà la centrale competente per territorio per garantire il più efficace intervento, il più rapido intervento da parte della forza di polizia competente. Maggiore, noi la ringraziamo e le auguriamo sicuramente buon lavoro. Grazie, grazie.